Siamo con l'amministratore delegato di Sarche Italia, Mirella Bistocchi. Buongiorno dottoressa Bistocchi, qui a Milano al Grattacielo Pirelli oggi avete presentato Alo, il nuovo apparecchio acustico del vostro marchio. Quali sono le caratteristiche tecniche che porta nel vostro portfolio, che prima non esistevano con prodotti precedenti? Allora, Alo è una rivoluzione collegata alla app che si chiama TrueLink, ma la grande scommessa di questo apparecchio è la sua unicità, in quanto è un apparecchio made for iPhone. Quindi c'è questo matrimonio tra due grandi brand, che è la Starkey, che fa apparecchi acustici, e invece possiamo definirlo il più grande comunicatore invece in un altro senso, che è la Apple. Questo cosa consentirà? Consentirà un apparecchio acustico assolutamente sofisticato di veramente dare libertà all'utente, perché con l'utilizzo del suo iPhone, e parliamo dell'iPhone dal 4S in avanti, potrà utilizzare con la app l'apparecchio in piena libertà e anche utilizzare delle strategie che ha il telefono, come la geotermizzazione e il ritrovare l'apparecchio acustico, una delle cose più simpatiche che ha, che prima era impensabile e adesso invece lo può fare con l'apparecchio acustico. Quindi la grande rivoluzione sta proprio in questo, togliere, come dico io, la polvere, no? all'idea di dell'apparecchio acustico. In questo momento non ci sono più scuse. Ecco, a suo parere qual è il valore più grande di questo prodotto? La libertà in assoluto, perché tu sei libero di andare in un ristorante e non doverti più destreggiare con le tue protesi, ma queste con il cellulare puoi immediatamente metterle a posto come vuoi tu, e addirittura se le hai memorizzato, perché il ristorante dove vai sempre con tua moglie o con i tuoi figli, entri dentro e già è esattamente come lo volevi tu, parli al telefono, sali in macchina automaticamente, una volta che arriva a 16 km orari, l'apparecchio si regola in modo tale che tu riesci a sentire bene. È veramente una libertà, non c'è più nessun vincolo. Ecco, oggi è ovviamente una festa, come si deve fare quando c'è un traguardo raggiunto. Naturalmente penserete già ai prossimi obiettivi. Quali sono quelli di Sarche, ma in particolare di Sarche Italia? Oddio, prossimi obiettivi. Adesso noi siamo concentrati su questo, perché per noi è stato un grande investimento, tanti anni, per cui adesso siamo concentrati, ma non le nego che a gennaio usciamo con una nuova piattaforma. Vuole anticipare qualcosa su questo? No. Grazie e complimenti, buona festa. Grazie.